dimenticato chi sono. Siete la regina, la sposa del fratello di vostro marito, il mio nobile defunto padre. E per mio dolore siete mia madre. Meglio che siano altri a parlarti. Niente affatto. Sedete. Voi restate qui. E io vi darò uno specchio nel quale vedrete la vostra parte più segreta. Che cosa vuoi fare? Mi vuoi uccidere? Aiuto! Guardie! Aiuto! Che cos'è? Un topo? E allora che muoia! Morto! Che cosa hai fatto? Era il re! Oh mio Dio, che cosa orribile! Non certo peggiore che uccidere un re e sposarne il fratello, signora! Uccidere un re? Sì, madre! Oh! Sì! Ah, sei tu, stupido intrigante. Ti avevo scambiato per un altro. Che te ne farai adesso del tuo zelo? E smettetela di torcervi le mani. Io voglio torcervi il cuore se le vostre azioni non l'hanno ancora reso duro come il bronzo, refrattario come la pietra. Che mai ti ho fatto per parlarmi così? Avete fatto una cosa. Ecco qui due ritratti, questo e questo. Sono le immagini di due fratelli. Guardate quanta grazia in uno. Come se tutti gli dei avessero posto la loro impronta per darci l'esempio luminoso di un vero uomo. Era il vostro primo marito. E questo è il secondo. Sembra una spiga infetta che cresce proprio accanto a quella sana. Dove avete gli occhi? E non ditemi che amore. Alla vostra età si vive soprattutto di ragione. E come può la ragione indurre a un tale cambio? Ma non provate vergogna. Se queste sono le passioni di una madre, come pretendere pudore dalle ragazze? È questo l'esempio che date alle nostre spose? Amleto, smettila. Mi fai guardare in fondo alla mia anima e vedo macchie così nere che non si cancelleranno mai. Crogiolarsi in un letto incestuoso, annegare nel sudore del vizio, farà la vera. Oh, ti prego, smettila, abbi pietà. Un assassino, un bruto, un uomo che non vale la centesima parte dell'altro, un re buffone che usurpa un trono.